Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie in cui mi intrufolo nelle community più interessanti del web per scoprire i loro più reconditi segreti. Terrapiattisti, rettiliani, Novax, oggi puntata un po' meno scialla del solito e un po' più impegnativa, perché mi ha costretto a tornare un po' sui libri di scuola. Oggi parliamo del movimento neoborbonico. Come al solito, se vi piace il video, se vi piace l'idea della serie, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perderete le prossime uscite. Che dire? Lasciate un commentino, condividete il video in qualche gruppo in cui pensate che possa starci bene e basta, dai, direi che con le promo siamo a posto. Direi che possiamo cominciare questa puntata pacata, aperta al confronto, dai toni assolutamente misurati. Fanculo Garibaldi, fanculo i Sabaudi! Mi sa che anche stavolta niente. Bene, cominciamo subito con la parte che tutti voi stavate aspettando. La premessa con la quale mi paro il culo. Scherzi a parte, questa è stata una puntata piuttosto complicata da mettere insieme. Principalmente perché, nonostante sia un appassionato di storia, non sono uno storico. Ho già affrontato un po' il tema del risorgimento e dell'unità d'Italia in un altro video che vi lascio in descrizione che sta uscendo qua sopra. Però non sono un esperto, quindi il rischio di errore è dietro l'angolo. Quindi ho cercato di evitare le cose più controverse, mi sono concentrato solo sulle cose più semplici. Se vi sembra che qualcosa sia affrontato in modo un po' grossolano, come dire, rompete i coglioni. Dall'altro è innegabile che noi italiani siamo un sacco campanilisti, ci piace un sacco la nostra città, le nostre radici, quindi spesso magari tendiamo ad agire non tanto guidati dalla ragione, quanto più invece come una tifoseria. Ora, io sono figlio di un milanese e di una calabrese, tuttavia sono comunque sostenitore dell'unità d'Italia. Detto ciò, giuro che ho cercato di essere il più obiettivo possibile. Poi, se non ci volete credere, non ci credete. Bene, direi che ho già parlato troppo. Cos'è il movimento neoborbonico? Il movimento neoborbonico è un movimento culturale che nasce per ricostruire la storia del Sud e con essa l'orgoglio di essere meridionali. Attraverso ricerche in archivi e biblioteche, convegni, celebrazioni, pubblicazioni, seminari nelle scuole superiori e tra gli iscritti, i neoborbonici intendono ristabilire la verità storica, in particolare per il periodo relativo al Risorgimento italiano. Potevamo definirci neogreci, neoaragonesi, ma ci siamo definiti neoborbonici proprio perché con i Borbone, per l'ultima volta, i meridionali sono stati un popolo amato, rispettato e temuto in tutto il mondo. Traduco. Il movimento neoborbonico ha l'obiettivo di mistificare la storia comunemente accettata, selezionando selettivamente le fonti e mettendo in giro bufale in modo da dipingere un'immagine del Sud che non è mai esistita per attrarre consensi alla propria causa. Suona un po' diverso così, eh? Troppo cattivo già dopo un minuto di video, forse. È un movimento culturale e non politico. La verità storica come radici per il riscatto. La forma politica di governo è tecnicamente neutrale rispetto agli obiettivi del movimento. Quindi, tendenzialmente, non sono per forza monarchici e non sono neanche schierati a destra o a sinistra. È una cosa che apprezzo. Di base, potremmo dire che venerano la dinastia dei Borbone, una famiglia di origine francese salita al governo spagnolo, il cui ramo cadetto diventò quello regnante sul regno delle due Sicilie. Vi risparmio i dettagli alla Trono di Spade. Tutt'oggi continuano a decantare le gesta di questa famiglia. Covid. Carlo di Borbone dona 15.000 mascherine agli ospedali ugandesi. Stacchiamoci dall'Italia una volta per tutte. Viva il re! Viva sempre il nostro re! Possono non essere milioni, ma sono donate con il cuore e valgono molto di più delle milioni di mascherine donate dalla Repubblica Italiana ai paesi del terzo mondo per mera propaganda. Guarda. Matematicamente potrei essere in disaccordo, però se c'è il cuore. È un movimento molto patriottico, che celebra la lingua napoletana, che ha le proprie festività e le proprie commemorazioni, hanno insomma una forte identità culturale staccata da quella italiana. E fin qui tutto bene, non c'è niente di male. Non fosse che poi raccontano una marea di balle, però.
Abbiamo dedicato strade e piazze alla feccia criminale che ci ha invaso, massacrati e derubati. A scuola insegniamo ai nostri figli che i carnefici sono liberatori. Da potenza europea, il Sud, grazie a questi criminali, è piombato all'ultimo gradino sociale e civile. È giunta l'ora di fare chiarezza e pisciare sulle tombe di questi signore. Madonna mia! Insomma, non so se l'avete capito, ma possiamo dire che ancora oggi, nel 2021, continuano a fare una campagna incessante contro i protagonisti del Risorgimento. Garibaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele II. Tutti diversi tra loro, ma tutti ugualmente infami. Comunque, insomma, questo movimento neoborbonico in breve ha creato questo mito dell'età dell'oro, su bufale senza alcun fatto storico, fondato per i propri conti. Dopo vediamo qualche fake news. Nel frattempo, giustamente, qualcuno si chiede: ma se eravamo più ricchi, più istruiti, più sviluppati nel commercio e nell'industria, com'è che ci hanno fottuti così alla grande? Per saccheggiare il regno di Napoli si allearono Francia, Inghilterra e Impero Austro-Ungarico, praticamente il mondo intero, tutto coordinato dalla massoneria sionistica dei Rothschild, in collaborazione con le massonerie siciliane, calabresi e napoletane, e soprattutto i piemontesi, oberati di debiti. Corruzione, promesse alla classe contadina, potere alle bande, l'Inghilterra che spingeva, la massoneria scozzese che voleva indebolire il Vaticano, che proteggeva i regni cattolici e viceversa, un bel po' di forze contro e nessun alleato. E non solo, si sono portati via 75 tonnellate d'oro, hanno sventrato le nostre aziende e le hanno trasferite al nord, e se non mi sbaglio per alcuni anni i cittadini del sud non potevano studiare. Tutto il mondo contro quei santi dei Borbone. Ci mancano Darth Vader e Voldemort e poi non ci sono più nemici da mettere nei film. Ma a sto punto mi chiedo, ma com'è che nessuno conosce questa versione della storia? I nostri figli e nipoti, così come è successo a noi da bambini, vengono colonizzati mentalmente già dai primi giorni di scuola. Fino a quando non verrà scritta la verità, il Sud rimarrà sempre colonia. La scuola, giusto, la scuola! Com'è che in tutti sti gruppi di complottisti il nemico è sempre l'istruzione? La stampa e i giornalisti piemontesi usano da 160 anni la stessa strategia per denigrare e distruggere. I primi papponi per la stampa piemontese furono i Borbone, poi il presidente del Napoli e non ultimo i cittadini napoletani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Giusto, poi ci mettiamo un po' i giornalisti corrotti che non fanno mai male, purpurri di diverse motivazioni. E gli storici? Cioè quel 99% di storici che è d'accordo con la storia tradizionale? Che non ce li mettiamo? Barbero, madonna, quanto è odiato Barbero, cioè gli fanno le shitstorm di volta in volta, cioè è una roba proprio... nemico numero uno! Comunque, dire che è un movimento che guarda solo al passato sarebbe falso. Combattono un sacco di battaglie moderne. A Rai 3 retrocedono un posto al sole e cancellano Napoli dal prime time. Forse si sentivano oscurati da Napoli. Non mi piace, voglio un posto al sole alle 20:45. Siamo alle solite, stavolta il popolo del centro del Mediterraneo ha un'arma più rumorosa delle scoppette, il telecomando. Un'altra rubrica, praticamente settimanale, è tenuta direttamente dal presidente del movimento neoborbonico. Ogni giorno sulla Gazzetta e sul Corriere dello Sport il Napoli capolista finisce dalla 14ª pagina in poi, quando invece c'è da fare del gossip scavalchiamo le gerarchie, che è un attimo. Ci risiamo, è palese, il Napoli va fermato, questo è l'ordine che parte dagli organi superiori del calcio italiano. E chi non lo dice o fa finta di essere tifoso o è juventino o milanista. Abbiamo una grande squadra, ma temo che non basterà perché i segnali sono chiari da diverse giornate. Ecco, ogni settimana c'è tipo la rubrica settimanale degli errori arbitrali contro il Napoli. Cioè, non so se è chiaro, non è esattamente la stessa cosa, ma è tipo come se Mattarella si trovasse lì ogni settimana a lamentarsi e con viva e vibrante insoddisfazione che denunzio il fallo su Belotti durante Italia-Svizzera. Abbiamo poi il progetto Compra Sud, un'idea all'avanguardia volta a creare una sottocategoria del Made in Italy, il Made in Sud. Meridionali, comprate Sud, agricoltori, abbassate i prezzi se vendete a gente del Sud, il Nord ci ha sempre preso in giro.
Gandhi con sale e rasoi da barba cacciò l'impero britannico. Noi abbiamo un'atomica di contropartita. Ieri supermercato, peperoni Caserta, fagiolini salernitani, eccetera, eccetera. Gandhi, mi citano Gandhi. Cosa vogliamo fare? Al posto della marcia del sale facciamo la marcia dei puparuoli? Comunque, prima che qualcuno rompa le palle, sì. Al sud si mangia meglio. Accettatelo. Comunque arrivano a livelli assurdi. Se una cosa è prodotta al centro nord non va bene, fa male. Qualsiasi cosa per screditarla va bene. Nel mio piccolo, specialmente nel settore agroalimentare, compro solo esclusivamente prodotti del sud. Ho eliminato il parmigiano, prodotto da mucche che non conoscono il pascolo, ma solo mangime, proveniente dall'India e Cina. Il grana è fatto con polvere di uova aggiunto. Il 70%, basta leggere. Ma che vi ha fatto di male il grana? Ma perché? Ma lasciatemi stare i formaggi! Qualcuno pensa ai formaggi! Comunque, tornando a noi, secondo me c'è un pelino di razzismo verso il nord. Pelino, piccolino. Ma magari mi sbaglio, Comunque, c'è sempre questa sensazione di complotto che aleggia nell'aria. Il sud ha gli ultimi posti nella solita annuale classifica italiana. Misurano anche il clima, il cibo, il godimento per le bellezze naturali e del patrimonio artistico, storico, culturale testimoniato da opere e monumenti antichi, il piacere di parlare e cantare in una lingua patrimonio dell'umanità. Guarda, a parte il piacere di cantare e parlare nella lingua patrimonio dell'umanità, il resto credo di sì. Freccia Bianca, Palermo-Messina, il viaggio dura 4 ore e 15 minuti e costa 20 euro. Sul treno Milano-Mantova il viaggio dura meno di 2 ore e costa quasi la metà. E quindi? Comunque, la principale attività del gruppo è quella di studiare e scavare nel passato, principalmente nel Risorgimento, per riscrivere la storia dell'Italia e del Regno delle Due Sicilie. Raga, ma con sto mito del grande regno delle due Sicilie ci sono sotto di brutto, cioè hanno un'intera sezione dedicata sul loro sito, pubblicano liste con aggiornamenti su ogni singolo primato, ma che senso ha? Da napoletano e meridionale non dimentico, sud libero e indipendente, via dalla mala unità italiana, Napoli capitale. E la Madonna, non dimentico, ma cosa c'hai, 150 anni, cosa sei, una tartaruga? Comunque, nel migliore dei casi, le cose che pubblicano hanno un fondo di verità per cercare di far trasparire poi un altro concetto che invece non è vero. Nel 1861, sulla base del censimento Istat, gli iscritti all'università erano così suddivisi. Regno delle Due Sicilie, 10.000 iscritti. Resto d'Italia, 5.000 iscritti. Sarà forse che c'era tipo un botto di gente in più? Vogliamo davvero guardare la percentuale sulla popolazione? Vogliamo davvero affrontare il tema istruzione elementare o analfabetismo? Perché mi risulta che fosse tipo il doppio rispetto al resto d'Italia. In altri casi riportano semplicemente delle fake news del passato, dimenticandosi di dire che sono state però smentite. Le monete degli antichi stati italiani al momento dell'annessione ammontavano a 668 milioni così ripartiti. Il Regno delle Due Sicilie aveva due volte più monete di tutti gli altri stati della penisola uniti assieme. Frate, al sud c'erano il bronzo e l'argento, al nord le banche, l'oro e le banconote. Se vuoi facciamo a scambio, io ti do 100 monete da un centesimo e tu mi dai un bel cinquantello in carta. Se preferisci, io sono qua. Ma se storpiare i dati del passato non dovesse bastare, ma che problema c'è? Ma ci inventiamo delle cose! Giuro che faccio giusto un volo d'uccello, non vi annoio. E comunque, basterebbe sapere che vai a presentare le tue tesi a BioBlu per perdere tutta la tua credibilità. Per chi non conoscesse, BioBlu è una nota piattaforma di complottisti e negazionisti vari. Dovrei proprio farci un video. Il Garibaldi era di corporatura bassa, alto 1,65 e aveva le gambe arcuate. Era pieno di reumatismi e per salire a cavallo occorreva che due persone lo sollevassero. Portava i capelli lunghi perché, avendo violentato una ragazza, questa gli aveva staccato un orecchio con un morso. Curiosità, Garibaldi, lo scrivo in minuscolo per la persona che era un ladro di cavalli e gli mancava un orecchio. Gli è stato tagliato per punire un furto. Ed ecco come un ladro di cavalli ed uno stupratore, che viveva di rapine, tanto da avere un orecchio mozzo che copriva a malapena con i suoi capelli lunghi, in Argentina usavano tagliare un orecchio per individuare più facilmente ladri e stupratori. Insomma, sto povero Cristo due orecchie c'ha. Che han fatto? Gliel'hanno tagliata una, poi gliel'hanno riattaccata per ristaccargliela? Mettetevi d'accordo, insomma.
L'immondizia. 5.212 condanne a morte, 6.564 arresti, 54 paesi rasi al suolo, 1 milione di morti. Queste le cifre della repressione consumata all'indomani dell'Unità d'Italia dai Savoia, la prima pulizia etnica della modernità occidentale operata sulle popolazioni meridionali dettata dalla legge Pica, promulgata dal governo Minghetti del 15 agosto 1863. Frate Cavour era morto già da 2 anni. Si è poi creata sta leggenda del Lager di Fenestrelle, un campo di concentramento vicino Torino in cui trovarono la morte migliaia e migliaia di persone. So la tragica storia di Fenestrelle, quel luogo merita una visita ogni anno in memoria dei nostri morti e quando saremo liberi dal giogo piemontese, ricordato come il Lager dei Savoia. I lager sono lager e basta, ma si invita a visitare, giustamente, quelli nazisti, ma si ignora quelli savoiardi. Anche questa è meschina discriminazione. Vi starete chiedendo quali sono le prove a sostegno di questo genocidio. Non ci sono. Zero. Oggi l'Italia festeggia l'Unità d'Italia, ma più falsità fu detta dalla creazione del creato. Voi in realtà festeggiate l'invasione del Regno delle Due Sicilie, che era la terza potenza europea dopo Parigi e Londra. Infatti la storia, la vera storia, ci dice che con quella bandiera eravamo la terza potenza mondiale dopo Londra e Parigi. Europea, mondiale, decidetevi. Ma voi, potenza di cosa? Ma anche fosse, ma anche una roba generale. Ma tipo l'impero austro-ungarico? La Spagna che aveva pure ancora tutti i possedimenti in America? Gli Stati Uniti che avevano appena finito il corridoio est-ovest? Gli zar di Russia? Frate! Nei segreti di Stato di 150 anni fa, i servizi segreti inglesi hanno ammesso che la mafia e Camorra non erano altri che Giovane Italia Mazziniana di Palermo e Carboneria Napoletana. Nel 1861 nasce il Regno d'Italia e Mazzini sarà uno dei personaggi più acclamati dal nuovo Stato. Nello stesso anno si hanno le prime notizie sulla trattativa Stato-Mafia. Ancora oggi le associazioni criminali organizzate giurano sul patto fatto con i principali personaggi del Risorgimento. Quindi pure la mafia mo' è colpa di Mazzini. Il brigantaggio lo saltiamo a pie pari. Vi giuro che potrei continuare per ore, ma questo non è un canale di storia, quindi per oggi mi fermo qui. Spero di avervi reso l'idea di cosa, per me, sia il movimento neoborbonico. Un gruppo di nostalgici, non si sa bene di cosa, che purtroppo sono in mezzo a una situazione difficile, come quella comunque del Sud, e che ha sentito la necessità di dover trovare un nemico al quale addossare le colpe di non si sa bene che cosa. Questo è. Ragazzi, non guardiamo al passato, guardiamo al futuro. Un futuro unito, in cui tutti potremo parlare la stessa lingua o comunque capirci. Un futuro in cui potremo finalmente essere tutti dello stesso paese, il paese Terra. E poi andare a fare il culo a quei bastardi dei marziani, gli conquistiamo il pianeta e lo radiamo al suolo. Merde! E questo è tutto per oggi, spero che vi sia piaciuta anche questa puntata particolarmente storica. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento, una condivisione. In descrizione trovate il link al mio libro Cascina Speranza, dateci un'occhiata se vi va e vi do un appuntamento al prossimo video. Ciao!